Emozione a ripetizione per l'Amen Scuola Basket Arezzo che ai supplementari della prima gara dei playoff piega il Lucca. La prima semifinale finisce 92-83. La gara vede partire subito forte gli ospiti con Barsanti. Le sue triple valgono il 16-3 parziale a favore del Lucca. L'Amen si rimette subito in carreggiata con due triple di Rossi e una di Toia e così gli Amaranto chiudono il primo quarto 19-22. È sempre il Lucca ad avere la testa avanti, gli 8 punti consecutivi di Barsanti valgono il più 9 per gli ospiti sul 31-40, ma la SBA raggiunge di nuovo un pareggio 40-40 all'intervallo grazie ai 3 tiri liberi di Provenzal. L'intervallo fa bene agli Amaranto che riordinano le idee e con un propositivo Fornara si conquistano qualche lunghezza di vantaggio, 47-41. Lucca non ci sta e reagisce a tutti i tentativi di allungo della SBA fino ad un nuovo pareggio a quota 62. Nell'ultimo quarto Toia tira fuori dal cilindro una tripla fondamentale, poi è Pelucchini dall'angolo che trova la parità, 74-74. Con un decimo da giocare ci sono due rimesse, una per parte, che non spostano l'esito dei tempi regolamentari. Scampato il pericolo, l'Amen nell'overtime parte con il piede giusto, poi è una tripla di Rossi ad andare al mini break decisivo. La SBA infatti riesce a negare il canestro agli avversari per due azioni consecutive e poi con Vaselinovic e Rossi porta il punteggio ad 87-81. Una penetrazione di Lippi è l'ultimo sussulto degli ospiti perché Arezzo capitalizza con 3 tiri liberi, un tecnico e un fallo su Pelucchini fischiati a Lucca e così l'Amen si avvicina alla linea del traguardo di gara 1 con il punteggio definitivo di 92-83. Qualche giorno per preparare la seconda sfida perché il ritmo incessante dei playoff mette di nuovo di fronte Arezzo e Lucca mercoledì 3 maggio alle 21 al Palaestra. Lucca è una squadra che, diciamo, nella parte di ritorno del campionato è in formissima, ha vinto contro squadre molto più attrezzate e infatti anche oggi sono partiti fortissimo. Non siamo stati pronti fin dall'inizio in difesa, poi tramite qualche accorgimento siamo riusciti a riprendere lo svantaggio e a rimanere sempre punto punto. Onestamente gli ultimi 2-3 minuti non l'avevo visti proprio in maniera positiva e invece siamo riusciti a non mollare mai. Una tripla di Facu ci ha dato l'inerzia di tornare sotto, pareggiare dopo e arrivare al supplementare. Al supplementare poi siamo stati bravi a capitalizzare le occasioni e soprattutto a tiri liberi alla fine. Prima partita molto importante, però siamo pronti per un'altra battaglia e sì, siamo pronti.